I colloqui tra Putin e Scholz sono ancora in corso al Cremlino, ma prima del suo arrivo a Mosca il cancelliere tedesco aveva chiesto ai russi dei segnali di buona volontà, di de-escalation, e sembra essere stato accontentato perché alcune truppe russe schierate vicino ai confini ucraini stanno rientrando alle loro basi dopo le esercitazioni. Il ritiro era già stato pianificato, fa notare il ministro degli esteri Lavrov, non è dovuto, dice, all'isteria dell'Occidente e alla sua campagna di terrorismo mediatico. La portavoce del suo ministero va anche oltre, arrivando a definire il 15 di febbraio, cioè oggi, come il giorno della sconfitta della propaganda occidentale. Ma addirittura lo stesso Putin avrebbe scherzato sugli allarmi continui americani, chiedendo di controllare se avessero pubblicato anche l'orario esatto in cui sarebbe cominciata la guerra. L'ha riferito il suo portavoce, Dmitry Pieskov.